Coach Delmati, una partita dall'esito non felicissimo per le sue ragazze, avanti per un 7-0, vi siete approcciate comunque in maniera positiva alla gara, in realtà anche in tutti gli altri parziali, poi forse qualche errore di troppo in attacco. Ma sicuramente abbiamo fatto fatica in attacco, questo è sicuro. Siamo anche calati un pochino in ricezione dopo. Il primo set è stato buono per noi perché solitamente approcciamo con difficoltà, lo sappiamo. Questa volta abbiamo cercato di preparare bene l'inizio della partita, era un punto anche mentale. Devo dire che ragazzi, questa è la nota positiva della partita, che hanno approcciato molto bene. Poi invece nei set successivi, troppi alti e bassi, un po' di incostanza in battuta, basso livello della difesa, anche bisogno di aggressività, mentre Soverato sta molto bravo nella difesa, nel corretto di muro difeso, ma ha lavorato molto bene, e anche nelle azioni lunghe, come spesso ci capita, errori murati un po' gratuiti e troppo nervosismo, perché quando andiamo per terra all'inizio per noi diventa un po' un problema, ma questo non deve essere così con squadre di alta classifica, perché con le squadre di alta classifica non è facile mettere la palla per terra al primo scambio, bisogna avere la forza, la qualità, la lucidità di allargare gli scambi e non subirli sempre, ma portarli a casa anche noi. Separato della fase di difesa, comunque Mondovì è apparsa sul pezzo nelle prime fasi di gara, poi forse non è riuscito a trovare le misure alle fast, comunque della numero 2, insomma qualcosa che ha funzionato, qualcosa che non ha funzionato, però punti importanti lasciati sul campo. Sì, adesso tutte le partite da adesso in avanti sono partite che valgono tutti i punti, venivamo da due partite dove diciamo non valevano punti con questa formula per noi. Adesso queste partite valgono tutti i punti per il secondo girone, poi avremo il turno anche di Coppa Italia e poi avremo il secondo girone. Quindi bisogna anche entrare in una mentalità diversa, tutte squadre forti in questo momento, che giocano un pallavolo di qualità e che ci mettono in difficoltà. E dobbiamo avere una costanza, non possiamo avere dei picchi, degli alti e bassi, perché questi non ci consentono di portare a casa le partite. Penso che questa cosa debba partire comunque dal lavoro della settimana, dove non dobbiamo avere degli alti e bassi, ma dobbiamo cercare di avere un livello sempre molto alto di attenzione che l'allenamento. E solo allenando delle situazioni le possiamo poi riportare alla partita. Ultima cosa che dico è che dobbiamo anche imparare dalle sconfitte, perché le sconfitte nello sport ci sono, a volte si vince, a volte si perde, anche il bello dello sport, e però da queste sconfitte dobbiamo imparare. Degli errori che siano di approccio mentale, che siano tecnici, dobbiamo lavorare su questi errori, imparare e cercare di non rifarli, non che diventano un fardello per noi, ma diventano un punto di partenza per noi.